per un quiz, no? Ve l'ha spiegato anche Alberto Lupo, un quiz cinematografico. Su questo schermo alle nostre spalle appariranno dei film, degli spezzoni di film vecchi che abbiamo visto tutti, con degli attori... Paura, cominciamo presto, un momento. Dunque, con degli attori molto noti che però sono truccati. Molto truccati perché interpretano personaggi un po' speciali. Voi dovete riconoscere gli attori, ogni attore che riconoscete, premendo il pulsante, 200.000 lire a testa. Non è male la cosa. Oh, poi se dite anche il titolo del film, va bene. Allora adesso vi accomodate sulle poltrone. Vi accomodate sulle poltrone. Avete i pulsanti, ecco, prendete i pulsanti. Mamma mia. Qui si rischia. Dunque, un momentino, Gina Lollobrigida, prova pulsante. Perfetto, va bene. Virna? Perfetto, allora tiro fuori il fatidico foglietto e possiamo partire con il primo filmato. Ecco, qualche momento, ecco, si spengono le luci. Oh, qui ci sono due attori, due, dovete indovinarlo. Ecco, adesso aspettate che finisca la scena. Ecco. Hai visto quella? Come si muove? Sembra fatta di gelatina. Ha premuto per prima il pulsante Virna Lisi. Chi sono i due attori? Tony Curtis e Jack Lemmon in A qualcuno piace caldo. Perfetta! 200.000! Allora, mi raccomando, Gina, mi raccomando. Dunque, il secondo film può partire, Il gioco vale, ecco, non vale più, spegnete, perfetto. Avanti il secondo filmato. C'è un solo attore da indovinare qua, Ha premuto il pulsante per prima Gina Lollobrigida. Chi è l'attore? Manfredi. Manfredi, benissimo, 200.000. Attenzione, attenzione, anche qui dovete indovinare un solo attore. Avanti l'altro filmato. Siamo 200 e 200 pari, qui la cosa mi pare un po' più complicata. Oddio, quanto è nero, signor. Gina Lollobrigida ha premuto il pulsante. Brivido, suspense. Bene, Gina, chi è? Spencer Tracy nel dottor Jekyll. Il dottor Jekyll, benissimo, Spencer Tracy. 400.000 Gina Lollobrigida, 200.000 Virna Lisi. Vanno bene, sono bravine, essendo attrici del cinema non c'è male. Possiamo andare avanti con l'altro filmato, grazie. Ah, dunque qui anche un solo attore qui, ecco, Quante scenderanno, gli altri saranno ancora vivi, non avranno ricordi dolorosi e sentiranno solo un po' di nostalgia per quelli che saranno rimaste su, mitigata da un sentimento di sana curiosità per i loro destini. Chi è questo attore? Questo è Peter Sellers nel dottor Strano Amore. Benissimo, sono bravi, io devo dire solo che sanno anche... Indovinano anche il nome del film. È un po' scuro, sì. Dunque cerchiamo di perfezionare la proiezione. Siamo in teatro, vero? Passiamo all'altro film. Dunque 400 e 400 sono alla pari ancora. Ma una delle due deve vincere. Poi senti, telefona alla polizia adesso. Non posso. Ma fa come vuoi, dipende dalla tua coscienza. Ma non dimenticarti che ha già ammazzato 4 persone. 5. 5? Questo è un po' difficile. Non sapevo che fossero 5. Adesso sì. Ma
ha incalzato Virna Lisi sembra chi? Rod Steiger. Perfetto, per il film. Allora lo dico io. È Rod Steiger. Rod Steiger nel film Non si maltrattano così le signore, ha truccato la donna, Gina. Sì, sì, ammazzava tutte le signore. Tutte no? Le ammazzava, sì, 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 ma io siccome ho fatto un film con lui appena l'ho visto. La riconosco, benissimo. 600.000 virnanisi, 400.000 Gino Leopigia, 6 e 4 10, siamo arrivati. Siamo a 1.000.000, mancano ancora 300.000 euro, fanno così. Non sono molto esperto in quiz, mi pare. Mi pare che siamo arrivati al 1.000.000 esatto. E secondo me vince Virnanisi con 600.000, seguita a ruota. Da 400.000 Lina Lollobrigida. Gina Lollobrigida, va bene? Va bene, no? Lo so io. Ditemi se ho indovinato il quiz o meno. Ho indovinato, è così? Benissimo, allora via. Il film dei conti, come direbbe Mike Buongiorno, io di quiz non me ne intendo. No, non me ne intendo, non di quiz. Benissimo, a chi vogliamo dare Virna questi soldi, a chi vogliamo offrirli? Beh, guarda, a me farebbe molto piacere offrirli a un istituto che ogni tanto così ci sono dei bambini poliomielitici, sono andata a trovare, vado a trovare varie volte con mio figlio, e l'istituto si chiama Istituto Pontificio Opere Assistenziali Palidoro. Siccome ci sono tanti bambini, io penso che questa cosa... Le 600.000 di questo istituto. Gina Lollobrigida? Io ho dei bambini poliomielitici del centro volontari della sofferenza di Roma. Benissimo, alle 400.000. Grazie. Grazie a Virna Lisi e Gina Lollobrigida, che bacio sempre in ordine alfabetico. Arrivederci a tutti.